Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, lo dicevo con un lapsus in apertura, allora il canone della RAI in bolletta, veramente finisce un'epoca, ma sicuramente cercheremo anche di capire che cosa c'è dietro, quali sono poi le conseguenze di questa novità. Questo è un tema di stasera, questa è stata una settimana particolarmente intensa per i fatti. Abbiamo avuto la visita del presidente iraniano e il caso di questi nudi, di queste statue che sono state coperte, ma anche qui si è fatto più caso appunto a questa situazione particolare che non al concreto di questa visita iraniana. E poi ancora la spinta dell'immigrazione, il pericolo del terrorismo e questa Europa che è sempre più dissociata, ognuno cammina per i fatti suoi. Allora c'è chi decide di sospendere il trattato di Schengen. Cosa sta succedendo? Più di un milione di profughi sono arrivati in Europa nel 2015, seguendo però una rotta diversa da quella del canale di Sicilia. Di questo parliamo stasera a TV7 Match. Lo facciamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito, iniziando dalla mia sinistra, come di consueto. Abbiamo Hermes Martini, coordinatore di Fare a Verona. Buonasera Martini, grazie di essere qua. Al suo fianco il senatore Giorgio Santini del Partito Democratico. Buonasera, buonasera ascoltatori. Grazie anche a lei, il nostro editore Ermanno Casen. Buonasera. Poi abbiamo Filippo Maria Pontani, docente di filologia greca all'Università Ca' Foscari. Buonasera professore, grazie di essere qua anche a lei. E al suo fianco il collega Shors Surme, un giornalista curdo. Buonasera. Buonasera anche a te. Allora, c'è questa novità, finisce veramente un'epoca perché il canone arriva in bolletta, viene distribuito, spalmato nell'arco dell'anno, un'iniziativa che ha sollevato, ha incontrato favori e qualche malumore, Santini. Cosa dice? Ma è un'iniziativa peraltro preannunciata già lo scorso anno che poi si è realizzata quest'anno, è un'iniziativa ovviamente che ha due obiettivi: da un lato quello di semplificare anche un po' la vita alle persone, togliendo questa incombenza, insomma, il primo gennaio, i primi mesi dell'anno, e dall'altro anche di contrastare, insomma, un fenomeno molto diffuso di evasione di questo canone televisivo. Quindi si riduce il prezzo complessivo, il valore torna a 100 euro, era 113 prima, e soprattutto si aggancia questo pagamento, insomma, alla bolletta elettrica. Quindi quando sarà a regime, quest'anno è un anno un po' particolare perché si comincerà da luglio, ma poi quando sarà a regime da gennaio a ottobre sostanzialmente si pagherà 10 euro al mese con la bolletta. Così dicevo prima in apertura, si stima in 500 milioni forse. Beh, il recupero, stimando l'evasione attorno circa il 30%, grosso modo quelli sono i valori che vengono fuori. Ecco, naturalmente diciamo subito, anche perché queste sono le domande più comuni da parte delle famiglie e delle persone, insomma, le seconde case non hanno l'obbligo di pagare, e soprattutto, ecco, c'è un punto: io ho l'allaccio alla corrente elettrica ma non ho la televisione. Cosa succede? Come è stato detto più volte, insomma, basta dirlo, basta mandare una raccomandata all'Agenzia delle Entrate e dire che nel caso specifico no, non ho la televisione. Naturalmente prendendoci la responsabilità, perché se poi invece viene fuori che è una modalità di evasione, insomma, dichiarare il falso su fatti non è una bella cosa e quindi verrà perseguita. Però chi realmente non ha la televisione, cosa che è possibile, lo dichiara e risolve il problema, e quindi non ha nessun tipo di obbligo da questo punto di vista. Quindi a me pare, insomma, che le varie critiche che ci sono state siano legittime sempre, perché il diritto di critica è, come dire, nel nostro paese in particolare è sempre ben accetto. Però, insomma, mi pare che sia un'operazione che sostanzialmente permette di onorare appunto un obbligo legato al canone. Noi abbiamo piacere che la TV rimanga pubblica, rimanga un servizio pubblico e come tale quindi abbia anche verso i cittadini delle responsabilità di dare un servizio,
e sappiamo anche che queste risorse tra l'altro permetteranno anche di fare alcuni interventi, insomma io ne cito due in particolare perché mi paiono importanti, quello appunto di permettere un'esenzione totale fino a un certo livello di reddito per i pensionati, fino a 8.000 euro, insomma, quindi i pensionati che non sono in grado di pagare non lo pagheranno, e poi, come penso sappiate bene anche voi, la possibilità di utilizzare anche questa parte di risorse per sostenere un po' le altre modalità di televisione, diciamo così, tra virgolette, privata che esistono in Italia attraverso anche un meccanismo che naturalmente sarà poi regolato da un apposito provvedimento legislativo. Certo. Mi paiono due obiettivi, insomma, tutti e due dignitosi, importanti, e credo che, ripeto, le polemiche o anche insomma le diverse opinioni, a mio avviso, spariranno quando la cosa entrerà a regime e forse non ci accorgeremo neanche, insomma, che poi questa cosa avrà il suo corso, augurandoci naturalmente che il canone RAI permetta anche di avere una televisione in grado di dare, insomma, un vero servizio pubblico, certo, al nostro paese. Certo, grazie. Scholz, a proposito di servizio pubblico e di informazione. Sì, appunto volevo dire, senatore Santini, cioè il discorso oggi come oggi, vivendo la globalizzazione, lei sa che ci sono migliaia di canali satellitari che oggi come oggi uno ha la possibilità, basta avere la parabola sulla testa, sul tetto di casa per poter vedere. Io assolutamente il discorso del canone, se in un servizio pubblico, perché spesso i cittadini hanno domandato che sarebbe stato il compito di servizio pubblico di fare, per esempio, cercare di far conoscere anche, prima si parlava appunto anche del discorso dell'immigrazione, le problematiche dell'immigrazione, chi vive in Italia, cioè tutto questo era il compito della RAI, che è un servizio pubblico. Per quanto riguarda il discorso che non è stato fatto, perché lo sappiamo purtroppo, c'è il privilegio alla RAI per gli stipendi che vengono dati ai giornalisti, ai conduttori, che sinceramente uno che vive con 500 euro al mese non penso che sia un esempio rampante. Perciò io credo che anche la RAI dovrebbe diventare qualcosa come premium, come altri servizi. Io cittadino, se voglio guardare, perché non è ancora adesso come adesso, non c'è solo Rai 1, Rai 2, Rai 3, c'è un'infinità di Rai, perciò è un panorama abbastanza vasto, perciò io cittadino potrei decidere, dire no, io guardo quello e mi abbono come lo fanno altri, e secondo me questo sarebbe stato l'idea. Il fatto di mettere sulla bolletta, perché poi insomma i cittadini già sono spaventati delle tasse, perché proprio la parola spaventa, e adesso vedendo questo, lei giustamente diceva che chi non ha la possibilità può non pagare, 8.000, cioè, insomma, ci sono delle persone, perché io ho avuto l'occasione di chiamare per una signora anziana che superava di poco di 8.000, ma bisognava pagare oltre l'età, che insomma aveva oltre i 75 anni. Perciò secondo me bisognava studiare un po' meglio la situazione. La questione del canone, professor. Sì, esatto. La storia del canone è lunghissima. La storia del canone è nata perché la RAI aveva necessità di muoversi di avere un proprio entrata che non poteva venire che se non dai cittadini. E quindi è nato il canone. Attenzione, quello che noi paghiamo adesso non è il canone. Allora, se dovessimo fare un dispetto alla RAI, potremmo dire che è una falsa informazione. È la tassa sul possesso del televisore. Quindi non pago la RAI, e questo è nato molti anni fa, quando era nata una protesta perché pagare il canone RAI, e la protesta nacque dai radicali, pannello in testa. Allora, naturalmente, non per evitare a questo,
si optò per dire bene, paghi la tassa sul possesso del televisore e non su quello che guardi. Poi diceva, tanto io, come diceva giustamente prima, io non guardo la RAI, per cui perché devo pagare? E allora è la tassa sul possesso. Di questa tassa del possesso solo il 70% viene dato alla RAI. Una parte viene trattenuto, ma non viene trattenuto per essere dato alle emittenti locali, perché il concetto dell'emittenza locale nasce da un altro concetto un po' strano. Siccome Berlusconi incassa molti miliardi, allora paga le tasse, quello che Berlusconi paga come tasse viene ridistribuito tra le varie emittenti, perché lui ha ha un monopolio. E quindi questa era la concezione. In realtà il contributo che viene dato alle emittenti locali deriva da un altro fondo che non è quello del canone. Io spero che diventi così, perché allora diventa una cosa fissa, come diceva il senatore, se è auspicabile che ciò avvenga. Il problema è che la gestione di questo canone, questo è il problema, come gestire un importo così rilevante in un'azienda che fino a pochi anni fa, quando c'era l'analogico, aveva solo 3 reti e adesso incomincia ad averne 16. E quindi la quantità di raccolta pubblicitaria del canone è rimasta la stessa, forse è diminuita, però la quantità di palinsesti è moltiplicato per 5, per 6. Di conseguenza le spese sono aumentate, ma gli introiti sono rimasti gli stessi. E da qui la crisi della RAI. Ma quello che ci viene da domandare è come altre aziende tipo Mediaset o tipo Sky sono in grado di sostenere altrettante palinsesti pesanti come sono, perché sono in concorrenza, e invece la RAI ha bisogno del canone. Possiamo vedere i numeri? Abbiamo preparato una grafica che riassume un po' quella che è il mercato televisivo, l'incasso annuale, giusto? Abbiamo incrociato un po' i dati di Agicom e di alcuni giornali economici. Eccolo qua, lo vediamo, espresso in miliardi, incasso dalla RAI 2,748, 682 la raccolta pubblicitaria, 1,756 sono i canoni, appunto, dal canone, 110 milioni sono le spese, diciamo così, varie. Mediaset, vediamo anche qui i numeri, 2,483, la pubblicità 1,982, ovviamente in questo caso noi non abbiamo considerato canoni e le altre spese varie, e per Sky 2,950, 212 la raccolta pubblicitaria, 2,420 i canoni, 318 le varie, e la raccolta pubblicitaria rappresenta l'89% del mercato complessivo, professore. Sì, qui non abbiamo messo i proventi della 7, quindi parte che sia una, ormai è diventato una emittente di buon livello, che sono solo 136 milioni di euro. Allora, se noi guardiamo la sproporzione che c'è tra gli incassi pubblicitari della RAI, gli incassi di Mediaset e gli incassi di Sky, c'è qualcosa che non funziona. Allora, se facciamo una comparazione lineare sui dati RAI, noi vediamo che la pubblicità è solo 682 milioni, i canoni 1756. Vuol dire che la RAI non sta sul mercato, non ha una capacità produttiva di acquisizione del mercato, cioè non ha capacità imprenditoriale per entrare nel mercato. Però si salva coi canoni e adesso andrà sicuramente meglio. Attenzione, io non sto dicendo che la RAI è un mezzo indispensabile e essenziale per il Paese, perché l'unica informazione che noi abbiamo, che si differenzia dalle altre emittenti per livello culturale,
si potrebbe fare di più, ma comunque di tutte quelle che a livello culturale, di informazione, eccetera, quella che dà di più. Determinati programmi nelle altre emittenti non ci sono. Uno per tutte, la Gabanelli sicuramente non potrebbe entrare in Mediaset. La rappresentazione di quel palinsesto sarebbe Striscia la Notizia, che sicuramente è polemico, ma è polemico sul quotidiano, sulle piccole cose, sembra che scoprano l'acqua calda, no? Invece ci sono delle inchieste della RAI che sono meritevoli, sono estremamente approfondite e documentate. Quindi mettere in discussione la RAI assolutamente no. Mettere in discussione la gestione della RAI, questo sì. Allora, arrivano più soldi, ma dove vanno a finire? Il discorso Mediaset, che fa altrettanti buoni programmi ed è in concorrenza con la RAI, e che peraltro tramite il gruppo vende anche programmi alla RAI, fa un... però teniamo presente un particolare, che al primo di gennaio di ogni anno la RAI sa che poco più, poco meno, 1 miliardo e 700 milioni arrivano in tasca. Quindi siamo a posto. Mediaset, per carità, ha un'organizzazione che macina, per cui non è che si ferma il primo di gennaio, ma chiaramente, come tutti gli imprenditori, emittenti nazionali o locali, ogni giorno ti rimetti in discussione. E se non arrivi a quei livelli, incominci a scadere. Perché il meccanismo televisivo, se io propongo buoni programmi, ho il ritorno. Se incomincio a calare il livello dei programmi, rischio di perdere il pubblico, quindi rischio di perdere la pubblicità. Quindi ho una fase di recessione che non riesco più a dominare. Sky è un'eccezione unica, perché ha 4.500 abbonati e ha pubblicità, non ne ha molta, chiaramente, però i canoni sono la parte vincente. Quello che mi viene da pensare, perché l'italiano non vuol pagare i canoni RAI e invece va a comprare molto più salato un canone di Sky. E Sky non è che dà molto di più. Certo, Filippo Pontani, qual è la sua opinione? Perché l'italiano vede sempre così di... Non sono assolutamente un tecnico, quindi sono semmai un utente, però osservo tre cose molto rapidamente. La prima... In generale la misura di mettere all'interno della bolletta energetica una cosa che non pertiene alla bolletta energetica è stata fatta in Europa da un altro paese molto di recente, la Grecia, quando non si riusciva a riscuotere le tasse, notoriamente, no? E allora parte delle tasse sono state messe nella bolletta, tanto che le persone che non pagavano stavano senza luce e senza riscaldamento. Diciamo, non, metodicamente significa anche un po' una incapacità di riscuotere per altra via. Questo è semplicemente a livello della struttura della macchina dello Stato, che forse mostra qualche crepa. D'altra parte però noi usciamo da molti anni nei quali ci siamo molto lamentati del fatto che c'era nel servizio televisivo una depressione del servizio pubblico a vantaggio del servizio privato. Questa è una cosa che abbiamo molte volte, io perlomeno molte volte, lamentato nell'era berlusconiana, e credo che abbia ancora degli strascichi, perché è vero che la RAI incassa meno pubblicità. Credo di sapere che la RAI abbia dei limiti però anche nella pubblicità, cioè la RAI non può mettere tutta la pubblicità che vuole, certo. E probabilmente se avesse questa, non avesse questo limite, credo che insomma, dal momento che la RAI comunque continua ad essere la più vista di tutte, probabilmente avrebbe una pubblicità che farebbe concorrenza a quella di Mediaset. Allora io sono uno strenuo difensore del servizio pubblico, c'è in Italia come c'è in tanti altri paesi, e credo che il servizio pubblico in questi anni, nonostante la depressione, abbia comunque prodotto alcune cose. Rai Storia, vengo per dire, per l'interesse di queste cose, Rai Storia è un servizio eccellente, veramente, a volte fatto naturalmente con pochi soldi. Allora io la domanda che mi pongo è: questi soldi andranno a potenziare queste cose e magari a passarle nelle reti ammiraglie della Rai, dove invece quello che mi risulta la qualità, diciamo, dei programmi è molto scaduta, anche e soprattutto la capacità di produrre nuove cose è molto scaduta negli ultimi anni? E questo è, e l'ultima riflessione che faccio in relazione a questo è io penso che al di là, molto, molto più che non questo problema del pagare il canone della RAI, il canone c'è in tutti i paesi, certamente va pagato, quindi se da noi lo paga il 70% della popolazione e in Germania lo paga il 99%, va bene, anche se non è molto ortodosso, mettiamolo in una bolletta.
Ma il problema è la governance cosiddetta della RAI, cioè qui siamo dinanzi a una riforma della RAI che porta chiaramente tutto il potere nelle mani di una persona nominata direttamente dal Presidente del Consiglio, praticamente un suo amico, e abbiamo un Consiglio di amministrazione interamente dipendente dal governo e dal Parlamento, quindi e la maggioranza parlamentare. Quindi di fatto si è creata una situazione che è molto peggiore rispetto di controllo del servizio pubblico, che è molto peggiore rispetto a quella dalla quale siamo usciti. E questa è la cosa che mi preoccupa, perché io temo, e vedo anche l'aria che tira rispetto agli attacchi che ci sono quasi regolarmente con i programmi non molto allineati da parte di settori ampi purtroppo della maggioranza di governo, mi preoccupa molto che ci sia una situazione di squilibrio tale per cui il servizio pubblico di fatto sia in mano direttamente al governo, soprattutto per quanto riguarda l'informazione, come diceva il professor Casen, è un fatto saliente. Ecco, è questo quello che mi preoccupa molto. Cioè questo aspetto dell'intervento sulla RAI che mi preoccupa molto. Certo, Martini, qual è il suo punto di vista? Allora, cioè, la preoccupazione condivide la preoccupazione di Pontani? Assolutamente sì, dopo dobbiamo partire dall'idea che la TV, il servizio pubblico, deve essere un servizio pubblico, non può essere un servizio al servizio del governo di turno. Insomma, abbiamo visto questi passaggi molto spesso nella storia, cambiando i vari partiti che si succedevano all'interno dei palazzi del potere, cambiava anche molto spesso la linea della RAI. D'altro canto ritengo che proprio in questo periodo ci sia la possibilità che la RAI diventi un servizio pay per view. Ci sono le tecnologie, c'è tutto, insomma, come si diceva prima, la RAI può essere un servizio a pagamento. Nella scheda che abbiamo visto prima vedo canoni di Sky, però sono canoni volontari quelli, non sono canoni che vengono imposti ai telespettatori. Proprio alla luce di questo, visto che Sky totalizza canoni più alti rispetto a quelli della RAI, mettiamo la RAI come un servizio volontario dove le persone possono acquistare i canali RAI come i canali Sky, e vediamo se in concorrenza riesce a totalizzare un canone maggiore rispetto a quello di Sky. La qualità si vede lì, nella volontà del telespettatore di vedere una trasmissione rispetto ad un'altra. Certo. Santini, cosa dice? C'è questa, come la vedrebbe lei uno sviluppo in questa direzione? Beh, intanto mi pare due cose. Allora, la prima, ecco, io non sono molto d'accordo su questa critica che è stata fatta, secondo la quale c'è il Presidente del Consiglio che decide un po' tutto. Insomma, adesso obiettivamente, andando per ordine, la commissione di vigilanza della RAI è in mano all'opposizione, il Presidente è un rappresentante dell'opposizione, come è giusto che sia, io sottolineo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Parlamento con una proposta che è, diciamo così, che tiene conto dei rapporti che ci sono in Parlamento, come avveniva sostanzialmente prima, quando cambia la figura del direttore generale, nel senso che assume una maggiore responsabilità, però, nel senso che quelle critiche, anche neanche tanto velate, che venivano prima fatte dal nostro amico giornalista curdo, fanno parte di un problema che ha la RAI, cioè la RAI non funziona bene dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, dal punto di vista anche quindi che ci sia una responsabilità più netta su una riorganizzazione e anche soprattutto su una qualità, insomma, più adeguata dei programmi, a me pare che sia una responsabilità che avrei visto diversamente il fatto che il Presidente del Consiglio dicesse benissimo a me che ci sia un servizio pubblico che ha anche degli obblighi, no, perché chi gestisce il servizio pubblico deve dare anche dei determinati servizi a tutta la popolazione dentro delle regole, lo lascio andare, me ne può, come dire, importare fino a un certo punto, mi trovo un qualche accordo con magari chi ha disponibilità economiche e può monopolizzare una televisione, e allora sì, faccio la mia televisione. Ecco, questa sarebbe casomai una critica. Io penso che aver comunque, sia pure con le proprie idee, con le proprie metodologie, puntato sulla riqualificazione, sul rilancio del servizio pubblico, sia un servizio che si fa al Paese, nella convinzione, questa è una convinzione che il Presidente del Consiglio ha molto forte, che la RAI è stata negli anni 50, 60, un po', diciamo,
l'elemento che ha riunificato anche il paese, no? Pensiamo, no? Lui citava spesso Alberto Manzi, insomma, no? non è mai troppo tardi, l'italiano l'abbiamo imparato, oltre che dalle nostre brave maestre, l'abbiamo imparato sicuramente tramite Alberto Manzi. E quindi adesso c'è un problema di tenere insieme anche culturalmente un paese, certo in un mondo che è cambiato, dove ci sono le TV satellitari. Io la mattina ascolto la radio perché devo fare altre cose anche, però la radio fa, la Rai fa sentire tutti i telegiornali del mondo, tutti i radiogiornali del mondo dalle 6 di mattina fino alle 8 e si sentono tutte queste voci. Quindi il mondo è completamente cambiato, però che un paese abbia una sua, diciamo così, tra virgolette, piattaforma culturale comune dal punto di vista di, io lo ritengo, quindi su questo mi pare, insomma, ecco. Allora, la seconda osservazione, certo, passare completamente a un sistema, diciamo, tutto pay per view, cioè tutto nel fatto che ci si abbona a quello che c'è, è un salto di qualità, però io credo diverso, è un passaggio, proprio un passaggio di fase. In Italia mi pare abbiamo adottato, da quando c'è stata la liberalizzazione, un sistema misto, cioè un sistema che ha una base pubblica e poi c'è la libertà, come vediamo, certo, di mettere in campo ipotesi anche diverse, no? Diversificate di televisione, diciamo così, di tipo commerciale, di tipo a pagamento, eccetera, che naturalmente si concentra molto di più su quei programmi, penso adesso tutta la Carel sul calcio, no? Che hanno indici di ascolto molto alti, perché lì poi c'è anche lo scambio e quindi poi anche il finanziamento dello stesso gioco del calcio, certo, attraverso i diritti televisivi, per cercare di mantenere in vita un prodotto che a sua volta mantiene in vita uno standard di ascoltatori sempre più alto, che a sua volta permette la pubblicità, eccetera eccetera. Insomma, è un meccanismo tipicamente commerciale che è giusto che venga fatto da chi ha questa visione, mentre il servizio pubblico deve pensare, certo, a dare anche le immagini del calcio, ma non a dare solo quelle, insomma, a dare anche un servizio. Veniva detto appunto Rai Storia, veniva detto insomma anche tutta una serie, anche di adesso per esempio anche nel campo degli sceneggiati che vanno a riscoprire, certo, pezzi di identità storica del nostro paese, vicende importanti, insomma, che magari oggi non sarebbero neanche conosciute se non attraverso una televisione. Quindi secondo me un servizio pubblico, almeno in questa fase storica, anche in concomitanza con una grande disponibilità di offerte di altro tipo, è bene che rimanga. E quindi penso che da questo punto di vista, insomma, una razionalizzazione sia della modalità di pagamento del canone, ma sia anche, giustamente come diceva, di quelle che sono le condizioni poi di lavoro all'interno, no? E quindi, certo, uno degli appunti deve che essere più fatto. Efficiente, deve avere meno, diciamo così, anche appunto inefficienze, deve riorganizzarsi. Conoscete tutti le vicende anche di come riorganizzare adesso le varie reti, no? Di come fare anche dei programmi magari di una base più comune, perché si può fare, insomma, ci sono varie modalità, compreso il fatto che trovo anch'io scandalose certe cifre che si pagano per determinati personaggi o determinati spettacoli, perché obiettivamente penso che saranno dei fenomeni che via via andranno anche a ridursi. Il nuovo direttore generale ha una visione, proviene tra l'altro da una cultura televisiva diversa da quella della RAI, quindi anche su questo credo ci potrà essere una contaminazione positiva, e quindi credo che, insomma, mantenendo la piattaforma culturale pubblica e soprattutto di servizio di conoscenza e di informazione equilibrato, e poi mantenendo il sistema misto come abbiamo visto, insomma, l'offerta ai cittadini sarà tale che poi i cittadini potranno. Però io penso, almeno per un bel periodo, che è giusto che ci sia una presenza, insomma, di una base, di un servizio pubblico. Ecco, a proposito di riorganizzazione e sfruttamento delle risorse, uno degli appunti che viene fatto anche nel mondo giornalistico è che capita che ci siano dei servizi, ad esempio, sulla Siria o sulla Russia, che vengono fatti da New York, uno dei casi, diciamo così, che troviamo anche spesso commentati in rete, e dicono: ma come, non abbiamo un corrispondente da Damasco piuttosto che da Mosca, piuttosto che da Istanbul? Ecco, questo forse c'è anche un motivo politico dietro questa scelta di far parlare il corrispondente da New York piuttosto che non da Mosca o da Damasco. Ma di questo parliamo dopo la pubblicità, tra poco.